Al centro d'accoglienza a San Pietro dell'Opera di Santa Teresa, a San Pietro in Campiano, è stato donato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna una sedia a rotelle speciale per un ragazzo disabile di 18 anni. Oggi noi facciamo una piccola cerimonia pubblica per ringraziare da un lato la pubblica amministrazione attraverso l'ASL che ha contribuito in maniera sostanziale al poter ricevere questa carrozzina speciale per un nostro ospite che diversamente non sarebbe in grado neanche di uscire dalla stanza. Dall'altro ringraziamo il contributo della Cassa di Risparmio che appunto ci ha dato una mano per acquistare questo strumento indispensabile per questo portatore di handicap gravissimo, che è un ragazzo di 18 anni. Quindi un passo avanti che si aggiunge ai vostri sforzi per aiutare i malati e i disabili. Sì, un passo in avanti che vogliamo sia pubblico perché con questa collaborazione, questo intreccio fra la realtà privata in un qualche modo, anche se noi siamo un po' più che privati, però ecco, e gli enti come la Cassa di Risparmio, l'ASL, ecco, questo passo comune per un servizio un pochino più efficiente verso chi ha bisogno. Questa opera è nata perché avevamo dentro la casa principale una malata che aveva subito un trauma da un incidente stradale e ci eravamo accorti che non era molto appropriata la struttura per poterla curare. Don Matteo quindi ha concepito questa opera qui proprio per dare risposta a queste persone che hanno incidenti stradali oppure sono ammalati gravi e che non possono trovare soddisfazione e cura a casa e poi neanche magari in strutture seppur ben attrezzate come l'opera di Santa Teresa ma che non sono adeguate a questo tipo di ammalati. Quindi concepì questa opera qui e nel 2000 l'abbiamo inaugurata, aperta e quindi ha cominciato a funzionare. Prima con un numero di ospiti ridotto. Poi dopo pian pianino attraverso anche un accordo con l'unità sanitaria locale che abbiamo stipulato 2 anni fa in maniera completa abbiamo e accogliamo malati definiti dalla regione gravi o gravissimi e questo ci ha anche costretto un po' a qualificare il centro da un punto di vista anche assistenziale, medico e infermieristico. Il significato per voi e l'importanza di questa donazione preziosa per un'opera come questa? La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, come si vede da questa targa alle nostre spalle, c'era quando si è fatto questo centro, molto importante, molto richiesto e molto frequentato purtroppo. Oggi si parla già della necessità di ampliarlo e penso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna possa essere in grado di dargli una mano. Questa cerimonia di questa mattina è una piccola cosa nel complesso, però è una cosa significativa per la persona che la utilizzerà.